E così faremo. Allora, andiamo sulla Juve che devo far entrare anche Bonucci, ragazzi, occhio. Leonardo Bonucci è già qui. Prego Manfred. No, prima stavo, così poi parliamo del rinnovo di Vlahovic. Io, secondo me, Chiesa, mi dispiace per la Juve perché tra l'altro sarà invendibile, però non è più un giocatore da calcolare, almeno per una big, perché tanto se si fa male a ogni contrasto. Adesso diamo la colpa ad Alessandro, ma non è Alessandro, domenica se gioca è la prima, il primo contrasto uguale, si fa male, cioè, quindi per carità... È stato un bel giovane, secondo me è ora di guardarsi allo specchio e di capire che Chiesa, almeno in un top team, non può mai più giocare. Poi no, non lo so, se volete sognare. Hai vomitato le tue solite stronzate, adesso sentiamo il parere di uno juventino intelligente, magari qualcuno vuole. Dilla tu che cosa pensi, scusa, che fai tanto il fenomeno del cazzo. Ma come si fa a dire che Chiesa è un ex giocatore, ragazzi? Cioè, Chiesa dimostra che è un giocatore da top club. È ovvio che le condizioni fisiche sono quelle che sono da quando è rientrato l'infortunio, ma assolutamente non è, come dice lui, che non può giocare in un top club. Ancora sul mercato è valutato, se non sbaglio, 40-50 milioni, quindi... Quindi tu ti terresti il tuo titolare, che potenzialmente può saltare una partita ogni tre. Così, tu, il tuo titolare... Ma cosa significa? Questo è un infortunio da contrasto. Ma perché non l'ha rinnovato la Juve? Ci sono gli infortuni, ci sono infortuni muscolari, infortuni da trauma, infortuni da altre cose. Cioè, questo è un infortunio da trauma. Che cazzo c'entra? Ma con lui si fa male a ogni trauma, cazzo! Ma che cosa? Dove le hai lette queste cose? Chi te l'ha dette? Portami i fatti. C'era Dario che voleva dire una cosa, forse. Prego, Dario. Al di là di te, ragazzi, comunque poi Chiesa ha provato a rientrare in campo e non era più claudicante. Allegri poi lo ha richiamato fuori per cercare di prevenire eventuali problematiche. Però ad oggi, sì, naturalmente la preoccupazione è dovuta al fatto che Federico Chiesa sia un giocatore abbastanza injury prone, come dicono quelli bravi, almeno post infortunio. Però poi ci sono anche le immagini che ci rassicurano un po' da questo punto di vista. Sembra, poi vedremo quali saranno gli esiti, però sembra che si tratti soltanto di una botta e di un brutto spavento. Ah, quindi una contusione fondamentalmente, Dario? Sembra di sì, naturalmente non c'è ancora il 100%, però dopo Chiesa voleva rientrare a allenarsi, Allegri poi ha deciso di richiamarlo e per prevenire eventuali... Però, scusa Dario, io non so se tu lo sai, ma c'è un nuovo eroe del mercato in città. Luca Cohen! Portate rispetto, grazie Cristiano, che parla di la messa prima, Chiesa al Milan. Tipo mezz'ora dopo che l'ha messa, Chiesa si è fatto male. Allora, per favore, porti rispetto. Mamma mia. Cioè, penso che uno dei pochi che non mi prenderei della Juve. Nel però ricordiamoci che prima di essere accostato alla Juve, Chiesa era stato accostato al Milan. Era un papabile giocatore del Milan. Sto parlando di 4 anni fa, tipo una cosa del genere. Sì, ovviamente ho detto prima che arrivasse la Juventus. Beh, al posto di Calabria, secondo me al Milan ci sta Chiesa. Dico la verità. Ma gli facciamo fare il terzino. E beh, quello cosa deve fare Chiesa? Ormai fa quello lì. Con Allegri fa il terzino. Beh, Chiesa. Si è allenato bene in questi anni, fa il terzino, dai. Per favore, dai. Oh, Chiesa Calabria, voi che fascia. Giulia, non so tu cosa ne pensi, lo daresti via? Per me no, assolutamente no, io gli darei ancora fiducia, per me Chiesa non è assolutamente un ex giocatore, anche perché lo vediamo poi in nazionale, un giocatore totalmente diverso, secondo me non gioca nel suo ruolo nella Juventus. Poi per quanto riguarda gli infortuni ci sono, è vero, però secondo me lui ha più paura, cioè secondo me la sua è proprio una paura fisica veramente grande. Spero che riesca a risolvere questo problema, però per me non è assolutamente un ex giocatore Chiesa. Gabri, scusami un attimo, ma tu sei parente di... stai a Latina, tu? No. Ah, no, perché sembra proprio la tenda di Daje Ale, quella lì, però... ho letto nei commenti, no. Vabbè. No, ma Daje Ale non è di Latina, cazzo è di Ostia. Vabbè, Ostia, Latina, raga, adesso non... sempre lì, Questa Gabri. È la classica camera da letto. Vorrei dire quelle di Ostia che sono latine. È la classica camera da letto della... Ma c'è te, non ho mica capito, Pandorino. Io lo dico solo là. No, per dire, magari se la prendono tantissimo. Ah, ok. Beh, immaginavo, Comunque, Gabri, tolto Latina, vuoi parlare anche di Chiesa?
quello che vi devo dire di Chiesa è un giocatore, un grandissimo giocatore, non è bollito, non è un ex giocatore. Quello che vi posso dire è che l'infortunio è quel che è, ed è normale che un infortunio come il suo, abbiamo visto anche Zaniolo, che una minima botta ti arriva quello stop. Per quanto riguarda le prestazioni alla Juventus, bravo, e guarda che hai fatto l'esempio perfetto, come Zaniolo. Sì, cioè... ma cioè, allora, se voi mi dovete chiedere, lo venderesti? Io ti direi di sì, ma non certo, tanto per le che prestazioni. Non lo puoi vendere adesso. No, ma a parte il fatto che adesso il prezzo è ancora alto e ci va bene, ma poi per quanto io gli voglia bene, con Allegri alla Juventus non gioca, non può fare la seconda punta a Chiesa, gioca veramente malissimo. Nella scorsa di campionato a gioca col Frosinone, abbiamo giocato veramente, Chiesa non era in campo, infatti è stato sostituito, non solo per colpa sua, ma anche perché era fuori posizione. Durante la nazionale è diverso, perché nella nazionale gioca esterno ed è il suo ruolo di... Ma infatti è proprio questo il punto. Ma infatti Gabri, scusa se mi permetto, è proprio questo il punto. Contro il Frosinone, e l'ha detto Allegri stesso nel post partita, l'ha spostato esterno e se andava a pestarsi i piedi con Kostic. Lì, ragazzi, Kostic già gioca male di suo da 3 mesi a questa parte. Se poi metti Chiesa, che già non è il suo ruolo, e poi si va a pestare i piedi con Kostic, già Chiesa, ricordiamoci che viene da un grave infortunio ancora, che secondo me si deve riprendere al 100%. Io, secondo me, magari mi sbaglio, soffre da quello che è la sindrome di Pogba, perché Pogba, anche lui, da quando è entrato con l'infortunio lì, sembra che aveva paura di sforzarsi, paura di lanciare. E vabbè, perché poi Pogba, poi è lui che è veramente il giocatore finito, ma poi per altre cose, ma lasciamo perdere. Ma poi, come ha detto Giulia prima... Padorino, senti a me, se viene uno che ti dà 40 milioni, ringrazialo... E infatti, ma poi ci sto arrivando. Guarda, voglio proprio arrivarci. Allora, succederà, l'abbiamo visto tutti in nazionale con Spalletti. Se tu lo fai giocare dal centrocampo in su, lui è un giocatore che deve fare gli ultimi 30-35 metri, e il suo lo fa. Se lo devi usare la Juve, così tanto vale quello. Se a me arrivasse un'offerta, io esagero, 50 milioni, facciamo un'offerta di 50 milioni. Io lo vendo. Quindi tieni Allegri e vendi Chiesa. Scusate. Manfredi, per favore. Per favore, Manfredi. Ma chi è? La moglie di Chiesa? Ma come, sta cercando lei? Sì. Ma lei si deve vergognare, dai, per favore. Prego, Pandorino, scusi, Avrà fatto così buono negli ultimi anni. Facciamo un gioco. Tu vendi Chiesa. Grazie. Sì. Tu, il sostituto... ce l'avrà in casa l'anno prossimo, che è Mattia Sulé. Se non vai a prendere un acquisto al posto di Chiesa, vuole nel sostituto, ce l'hai che è Sulé. Ma Ildiz, dicono in chat. Sulé, Vlahovic, Ildiz possono giocare. Ma no, ma Sulé fa l'esterno. Ma lui gioca meglio con Ildiz, ragazzi, ma l'abbiamo visto, no? Ildiz non parte a testa bassa. La Juve non gioca bene, però sicuramente nelle ripartenze abbiamo visto un modo di giocare diverso. Tra l'altro, Chiesa, poi ci danno 50 milioni, ma chi ce li dà 50 milioni? Perché in Inghilterra, con queste condizioni fisiche, non credo che un club inglese possa. Beh, si sono preso un rottame come Zaniolo in Inghilterra. Però Pandorino, finisca pure, Leo, ci stai finendo, No, ti dico, non lo so, secondo me poi è un insieme di cose, non è soltanto fisico, cioè c'è anche una cosa mentale. Io ti dico, allo stadio domenica andava a battere il calcio d'angolo sul 2-2 passeggiando e si è preso dei fischi assurdi, cioè secondo me è anche un po' demotivato, e quindi poi la soglia del dolore è diversa, quindi per lui io lo vorrei vedere il giocatore che abbiamo visto negli anni precedenti. Però secondo me le componenti sono tante. Vuoi l'allenatore, magari forse non lo valorizza, non lo so. È il terzo angelo con l'infortunio. Sì, ma è costante, sì, ma tanto poi tanto il problema è Juve sempre Allegri, ormai lo sappiamo. Però questo è il terzo anno dopo l'infortunio. Cioè, quindi, è un giocatore finito, però ragazzi siete veramente... No, cioè, secondo me siete... finito, no. No, lo stavano dicendo in chat. Però io vi dico una roba, voi l'avete già vissuto una roba del genere, l'avete vissuto con Roberto Baggio, mio grande idolo. Con Del Piero. Che è arrivato Del Piero, e voi juventini subito. Io dico a Chiesa, Federico, vai via dalla Juve, vai in una squadra che ti metta al centro del progetto, come era la Fiorentina, come sarà un Bologna adesso, come è stato il Brescia per Baggio. Però abbassi il livello.
No, ma però lui è un patrimonio della nostra nazionale, non si può trattare così Federico Chiesa. Non mi piace questo atteggiamento. Allora, della Juve. Una cosa, se Federico Chiesa dovesse andare, come si è parlato qualche settimana fa, al posto, dovrebbe prendere il posto di Salah a Liverpool. Guarda, come non dico torri il giocatore di come la Fiorentina, però secondo me come l'anno di Pirlo ti torna a giocare. Boh. Se posso, però secondo me siamo troppo pazzi. Buonasera Bonucci. Guarda che fine ha fatto. Guarda che fine ha fatto, poverino. Lo potevano prendere in dirigenza. Bonucci, cosa voleva dire? No, Manfred. Niente, parlando di Chiesa, voi siete convinti? Chiesa è un campione. Chiesa è un buon giocatore italiano. Non calcia, non tira. Un calcio piazzato è la stessa non lo cosa. Sa tirare. Non calcia e non tira, è giusto per. No, non, un calcio piazzato di Chiesa, una punizione. Pessime, Manfredi, pessime. Poi voi siete contenti di Chiesa al Milan? Gli ultimi scambi Juve-Milan, non so se siete proprio contenti. Nessuno è contento Bonucci, a parte Luca Cohen. No, in fondo anche tu sei contento, Manfredi. Io sono allegriano, sono juventino, ti dico la mia. Chiesa è un buon giocatore, ottimo calciatore. Di dov'è Bonucci lei? Io di Catania, sono di Catania, sono Portate rispetto a Catania, la città più bella del meridione, ragazzi. Chi c'è stato lo sa, grande università, grande progetto Catania. Vabbè, comunque ragazzi, rinascita, andiamo anche su Vlahovic, che oggi c'è stato il fatto del rinnovo, visto che sta iniziando a segnare. Però è interrotto Dario, che forse voleva fare una chiosa su Chiesa. No, secondo me ragazzi siamo anche un po' troppo assolutisti rispetto a Federico Chiesa, perché guardavo le statistiche attualmente, nelle prime 7 partite è un giocatore che fa 4 gol, non fa nessun assist, è vero, però è anche un giocatore che a inizio stagione fino all'Atalanta è riuscito a trascinare la Juve, una Juve che giocava anche in maniera un po' con un baricentro un po' più avanti rispetto a quello odierno e che vediamo da mesi, per cui sicuramente è un ragazzo che sta patendo anche dei problemi fisici, questo sono d'accordo, però secondo me soffre anche un po' il contesto che ha attorno, dimostrazione nel fatto che il nazionale, quando viene usato da ala pura, come lui ama giocare, riesce comunque a dimostrare qualcosa in più. Ripeto, non so quanto il fisico infici sulle prestazioni di Chiesa, però le statistiche ci dicono che comunque non è un giocatore così, non è il giocatore che stiamo vedendo ultimamente. Dario, tu sul rinnovo di Vlahovic cosa sai? Beh, rimango a quello che era successo a dicembre. Guarda, è simile la situazione a quella di Chiesa, nel senso che doveva esserci un incontro con entrambi sotto Natale per cercare di capire quali potevano essere le prospettive. Sappiamo che Dujan il prossimo anno avrà un contratto che lo porterà a guadagnare la doppia cifra, ovvero 12 milioni di euro l'anno, una cifra che oggi la Juventus, per questioni di sostenibilità economica, fa fatica a potergli concedere. Il giocatore però è sempre stato molto chiaro con l'ambiente e per la sua crescita ritiene di voler continuare la sua esperienza Juventus. Ristić ha dei buoni rapporti con Giuntoli, Ristić è l'agente di Dusan Vlahović, per cui di regola dovremmo avere a marzo un primo incontro per cercare, non so se arrivare a ratifica, però per cercare di trovare almeno una quadra complessiva alla situazione, cercando di spalmare il rinnovo di Dujan, che dovrebbe quindi aumentare almeno di un anno il suo rapporto con la Juventus, per poi magari posticipare l'accrescimento di stipendio. Se volete, e concludo, è interessante anche la situazione di Chiesa, perché ricordiamo che è in scadenza di contratto il prossimo anno, quindi la Juventus tecnicamente da giugno in poi, dopo 4 mesi, potrebbe perderlo. Per cui prima parlavate di 50 milioni, che è la valutazione di Transfer Market, paradossalmente, per quanto io stimi Federico, forse sono anche troppi, visto che tra 4 ma sì, ma chi te li dà? Però anche su Chiesa c'è la disponibilità di rinnovare per un anno alle stesse cifre, sembra esserci disponibilità di rinnovare per un anno alle stesse cifre, perché non sembra che il giocatore voglia andare via a zero, o almeno anche la Juventus non vorrebbe questo, per cui su entrambi oggi come oggi mi sento di dare un cauto ottimismo. Ciccione, l'hai fatto l'articolo, adesso ci andiamo, ok,
sull'uomo che vuol fare calciomercato, Lotito, che dice che Sarri, diciamo, si deve dare una mossa. Ah, noi eravamo su Vlahovic. Sì. Da 10 a 12 milioni col rinnovo. Eh beh, hanno fatto loro il contratto. È chiaro che comunque... Io credo che Vlahovic, per ricostruire la Juventus, si può partire da Vlahovic, anzi si deve ripartire da Vlahovic, anche perché in giro di centravanti ce ne sono pochi, ecco, quindi da quel punto di vista, se fossi la Juventus lo terrei ad occhi chiusi, a meno che non arriva un'offerta di quelle... Ma 12, ragazzi? Oh, 12 sono tanti, eh. 12. No, ragazzi, rompete tanto il cazzo all'Inter come con Thuram, Thuram ne prende 6, eh? Se non sbaglio. Ma non c'entra niente, perché tu già ce l'hai, se devi andare a comprare un altro, quanto ti costa? Ah, no, a meno che non arriva, almeno che non arriva l'offerta. Io dico, ma se lui arrivo, Pandorino, ma se lui tipo per in più anni però accetta di guadagnare un po' di meno, cioè invece che 12 l'anno prossimo, fa tipo 9-10 per 3 anni. Perché non ci stai dentro, Augu, dai, 12 milioni in Italia è inverosimile. Ma ragazzi, penso che sia lo stipendio della Lazio, praticamente 12 milioni tutti i giocatori. Ma allora è chiaro che poi dice, lo stipendio del giocatore lo fanno le proposte, le offerte, le possibilità. Se Vlahovic va a scadenza a parametro zero, secondo te non prende meno di 12 milioni di euro? Per me a parametro zero, via 12 milioni di euro, ma da 4-5 comunque squadre... non è proprio così la narrativa. Anche di Dybala lo dicevi, Augusto, poi c'è dovuto... Io Dybala non dicevo cazzo, quindi non dire cazzate. Ci sono le clip. Dybala. C'è il clip, ce l'hai dentro il cervello tuo, c'è i scimmie che fanno clip. Comunque ho provato, scusate, l'Olin perché... prego. Ha detto una cosa diversa, però, cioè non so se avete ascoltato le parole. Lui in questo momento ha un contratto a salire, cioè andrebbe a guadagnare 10 il prossimo anno e 12 l'anno dopo. Per questo Giuntoli sta facendo una manovra per portare fino al 2028 fisso a 8 milioni. Questa è la giusta narrativa delle cose. Di la verità, Don, già con alcuni bonus l'anno prossimo potrebbe arrivare a 12, Duja. Esatto. Quindi esatto, è per questo, esatto, che c'è, è per questo che c'è la volontà di cercare, esatto, di spalmare, come è successo con altri. Anche Bremer, ragazzi, ha spalmato il suo contratto con la Juventus. Questo non vuol dire necessariamente guadagnare meno. Magari vuol dire guadagnare la stessa cifra in più tempo, facendo un ingaggio. La Juve per altri 5 anni, Dario. Se la Juve per altri 5 anni come top ingaggio, 8 milioni l'anno non lo percepisce nessuno. Sei il miglior giocatore della Juve, certo, per 5 anni. Certo. Infatti, allora, prego, prego, Pandorino. Quello che voglio dire io è questo. Intanto questo contratto qua, ricordiamo che è un contratto a salire fatto da quello scellerato di Cherubini. Perché è Cherubini che ha fatto tutti guai. Perché quest'anno va a prendere 9 netti, il prossimo anno va a prendere 12 netti, ricordiamoci sempre grazie a quelli incapaci di Cherubini. Il giocatore ha dato la disponibilità a spalmarsi lo stipendio, se non addirittura il taglio, per un contratto fino al 2028. Io ora come ora devo dire la verità, se Vlahovic è questo io lo rinnovo. Cioè ragazzi, allora quest'anno... Che vuol dire, Pandorino? Non è che adesso se segna 5 gol lo rinnovi, se non segna 2 gol non lo rinnovi, cioè è forte o no? Allora, per me è forte, infatti stiamo arrivando al punto. Per me Dusan Vlahovic, io ho sempre detto, è stato pagato troppo, perché no, ragazzi, fra cartellino, commissioni, tutto, la Juve ha pagato 91 milioni dalla Fiorentina. Io l'ho sempre detto che quello è stato un prezzo scellerato a prendere Vlahovic a quelle cifre lì. Però allora quest'anno, nonostante il non gioco, quest'anno ha fatto 15 gol finora in Serie A. Io ho sempre detto, voglio vedere Vlahovic con un altro allenatore. Mica che gamba. Ora come ora non lo darei via, perché come ha detto Augusto, ora come ora chi vai a prendere ora come ora in Europa, in giro? Cioè l'unico che prenderei adesso, se dovessi fare un nome di un sostituto di Vlahovic, è Boniface del Bayer Leverkusen. Occhio, occhio che c'è anche lui.